Ciao, benvenuti su canale Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo un tutorial di un bracciale in croquet. Per realizzare questo bracciale vi serve un uncinetto da 2 mm, dei cristallini da 6 mm. In questo caso ho utilizzato tre colori, ho utilizzato questo beige, il bianco e il rosa. Rosa, beige e bianco. Ma voi potete benissimo utilizzare i colori che meglio vi piace. Il filato che ho utilizzato è questo qui. È il color, è di un bellissimo color ocra. Poi vi servirà una chiusura per chiudere il bracciale. Iniziamo il progetto. Andiamo a realizzare un nodino. Eseguiamo 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e entriamo negli ultimi due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e entriamo negli ultimi due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli altri due punti. Abbiamo così eseguito 3 moduli. Adesso andiamo avanti in questo modo. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. All'inizio lasciamo sempre un pezzo di filo che dopo andremo a chiudere la chiusura. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto in parte, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo con una catenella. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo in parte, lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. In questo modo abbiamo fatto 3 moduli e abbiamo inserito i 3 cristallini. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle, anzi 4 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda catenella, questa qui, prendiamo il filo, entriamo, prendiamo il filo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli altri due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli altri due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti in questo modo.
una catenella, prendiamo un cristallo, lo posizioniamo in parte e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto, qui in parte, e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, il lavoro risulta in questo modo, con tre moduli e tre cristallini, ognuno inserito da una catenella. Eseguiamo 3 catenelle, 1, 2, 3, inseriamo, mettiamo il filo sull'uncinetto. Inseriamo l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli altri due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo, chiudiamo gli altri due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo in parte e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, prendiamo il cristallino, lo posizioniamo in parte e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo in parte e lo andiamo a chiudere con una catenella. 3 catenelle, inseriamo sull'uncinetto il filo, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo. Entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli altri due punti. Adesso andiamo avanti in questo modo. Io utilizzerò una chiusura a T, che è questa qui a forma di cuore. Poi questo andrà sopra. Ho inserito 3 anellini. In questo modo ho inserito prima 2 anellini e poi li ho chiusi con il terzo anellino. Adesso qui inseriremo una chiusura. Andiamo ad eseguire una catenella, prendiamo la chiusura, inseriamo l'anellino in questo modo, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo in una catenella. Una catenella e questa, e così abbiamo inserito la chiusura. Come inseriamo la chiusura in questo modo? La inseriamo sia alla fine che all'inizio. Andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle.
entriamo in questo modulo, praticamente il bracciale che abbiamo realizzato, i cristalli devono essere all'interno, non all'esterno. Quindi andiamo avanti, entriamo qui dentro dove prima abbiamo fatto una catenella e chiudiamo con un punto basso. 3 catenelle, entriamo qui dentro e andiamo a chiudere con un punto basso. 3 catenelle, entriamo qui dentro e andiamo a chiudere con un punto basso in questo modo. Da un lato rimangono i moduli e dall'altra parte rimangono le catenelle. Una catenella. Prendiamo un cristallino e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. Prendiamo un cristallino e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. Prendiamo un cristallino e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. Adesso noi andiamo a chiuderci qui dentro. Scavalchiamo i 3 cristallini e ci chiudiamo in questo modo, andando ad eseguire un punto basso, così. In questo modo. Andiamo avanti. Andiamo ad eseguire 3 catenelle e ci chiudiamo. Entriamo, scavalchiamo il modulino, entriamo tra un modulo e l'altro, in mezzo, e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle, entriamo qui in mezzo e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle, entriamo qui in mezzo. Andiamo ad eseguire un punto basso. Una catenella. Prendiamo un modulo, prendiamo un cristallo e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, prendiamo un cristallino e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. Prendiamo un cristallino e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. In questo modo adesso entriamo qui dentro. E andiamo a chiudere il lavoro con un punto basso. E dopo andiamo avanti, 3 catenelle. E andiamo avanti così fino a terminare il bracciale. E questo è il bracciale che abbiamo appena terminato. Lo trovo molto carino, molto semplice anche da realizzare. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo video.